Buongiorno, grazie per chi si è collegato con noi. Presentiamo oggi un rapporto, a mio avviso, molto interessante che è stato predisposto dalla Fondazione Simbola assieme a Fassa Bortolo, in collaborazione con Asso Restauro, che è appunto un rapporto che racconta 100 storie legate al restauro e alla conservazione del patrimonio storico-culturale italiano. Hanno collaborato a questo rapporto decine di esperti di molti settori, imprese, università, istituzioni. Il rapporto è stato coordinato per la Fondazione Simbola dal direttore Domenico Sturabotti e da Lorenzo Bernardi per Fassa Bortolo, oltre a Fabio Renzi, che è il segretario generale di Simbola, che illustrerà poi per dati essenziali il rapporto. Vi invito poi a leggerlo perché è un rapporto ricchissimo. Sarà disponibile in rete appena avremo finito questo nostro incontro e saranno disponibili in rete anche le immagini di questo nostro incontro. Me l'hanno chieste già in molti perché c'è interesse intorno a questa nostra iniziativa. Voglio ringraziare, oltre all'amico Paolo Fassa, che devo dire, oltre ad essere un grande imprenditore di una delle aziende leader nel settore delle costruzioni, è una persona attentissima alle frontiere del futuro. L'innovazione. All'innovazione, per noi è sempre un piacere, oltre che una cosa utile, lavorare con lui. Voglio ringraziare Alessandra Vittorini, che qui è come direttore della Fondazione per la Scuola dei Beni Culturali, ma in realtà, come vedrete, rappresenta anche altro, una delle belle storie che nel rapporto vengono raccontate. Purtroppo non è con noi la vicepresidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana, che ha avuto una piccola operazione. Gli facciamo i migliori auguri di un pronto ristabilimento e poi ringrazio in modo particolare ovviamente il ministro Dario Franceschini, che è qui nella sua versione anche perfino più scamiciata di quanto sono io, quindi diciamo come look, ma insomma questo è un incontro anche Versione realacciana. di lavoro. E se mi permettete voglio partire con una considerazione di carattere personale. Noi parliamo qui di una frontiera molto importante per il paese, che guarda al futuro, e al tempo stesso sappiamo che questo futuro passa per una lotta senza quartiere al Covid-19, no? Devo dire che in questo periodo, purtroppo, a mio avviso, nelle istituzioni, nella politica e ovviamente anche poi nel mondo italiano in generale, sono troppi gli esempi di furbizia e di irresponsabilità, di gente che, ne parlavamo prima con Paolo Fassa, che non, insomma, cerca di far sì che siano altri a prendersi la responsabilità di scelte che spesso sono impopolari. Io immagino, per fare il caso di Dario Franceschini, che non faccia piacere a Dario Franceschini dover condividere la chiusura di musei, di cinema, di spettacoli, del turismo, dei teatri, no? Sarebbe facile per tutti scaricare la colpa su qualcun altro. Voglio invece dire che io apprezzo molto che Dario Franceschini sia uno di quelli che ha il coraggio delle scelte, perché ne abbiamo bisogno per appunto affrontare il futuro e combattere questo virus. Noi abbiamo messo in premessa a questo nostro rapporto, lo vedrete quando andrete sul sito della Fondazione Simbola o di Fassa Bortolo alla fine di questi lavori, l'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 9 della Costituzione dice: la Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Non è un riferimento rituale. Il presidente Ciampi ha sempre detto che l'articolo 9 era il più originale della nostra Costituzione, perché presidiando un terreno importante per la nostra identità, no? E anche per la nostra economia, perché c'è un nesso, diciamo, fra queste cose e la capacità dell'Italia, come diceva Cipolla, di produrre
all'ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo, metti assieme, spesso dell'articolo 9 si ricorda la seconda parte, diciamo, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione con lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. E Ciampi diceva che non c'è nessuna Costituzione al mondo che mette assieme queste due cose nello stesso articolo. In più dice che questo è compito della Repubblica. Ci fu nella Costituente un dibattito perché qualcuno voleva che fosse lo Stato ad assumere questo compito. Vinse la Repubblica, il tema del soggetto di questa azione di tutela, la Repubblica, perché l'idea era che questo compito non è solo dello Stato, ma è di tutte le istituzioni, è della società, è delle imprese, è della cultura, è della Repubblica. E devo dirvi che queste 100 storie che noi raccontiamo sono storie della Repubblica, che si prende carico del patrimonio storico-culturale, perché sono storie di istituzioni, grandi e piccole, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Istituto Centrale per il Restauro, le sovrintendenze, ma sono anche di imprese, di università, di centri di ricerca, di associazioni, di competenze a tutti i livelli. Io e Paolo, nell'introduzione a questo rapporto, abbiamo ricordato come questa cultura del restauro e della conservazione abbia in Italia radici antiche, non solo ovviamente legate alla straordinarietà del nostro patrimonio, ma anche diciamo radici culturali. A 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, vorrei ricordare, lo ricordiamo nella nostra introduzione io e Paolo, che una parte, diciamo, della cultura del restauro e della conservazione è dovuta anche a Raffaello Sanzio, che ebbe da Leone X l'incarico di fare la mappa della Roma antica. E voglio dire che questa eredità non va soltanto contemplata, ma va innovata. Ecco, siamo tutti orgogliosi del fatto che l'Italia, e questa è l'altra veste in cui anche Alessandra Vittorini, ha appena vinto il più prestigioso premio europeo per quanto riguarda il restauro e la conservazione, lo straordinario restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, un restauro che è stato curato da Sandra anche in quanto sovrintendente per quell'occasione, che ha visto la collaborazione dell'ENI come finanziatore, ma anche di Fassa Bortolo per quanto riguarda alcuni materiali, che ha visto la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi materiali, e al tempo stesso un restauro innovativo anche dal punto di vista delle modalità di rapporto con la città e con la società. Durante il restauro, in sicurezza, hanno continuato a essere celebrati in questa basilica bellissima e gravemente danneggiata, i matrimoni e anche la festa della perdonanza, che, per chi non lo sapesse, all'Aquila è un momento importantissimo nella vita della città. Aggiungo che questo restauro è durato solo 2 anni. Dico solo 2 anni perché è un tempo molto breve, il che implica che le cose hanno funzionato, implica anche che c'è stata responsabilità da parte dei protagonisti, a cominciare da Sandra, per le scelte che venivano fatte, perché questo lo voglio dire, i ritardi, l'appesantimento burocratico che il nostro paese paga in termini pesantissimi, e lo paga, Fabio lo sa benissimo, anche nella vicenda del terremoto, è figlia di regole farraginose, ma a volte anche di una fuga dalla responsabilità, no? Da parte dei soggetti che dovrebbero invece esercitarle. Thomas Eliot ha detto una volta che l'uomo ha sempre cercato regole talmente perfette che rendessero inutile essere buoni, no? Ma non funziona così. Bisogna anche essere buoni, non bastano le regole per garantire che le cose vadano nella giusta direzione. Ed è un restauro che simboleggia anche una enorme opportunità che l'Italia ha, che è quella di trasformare le aree, i crateri dei terremoti, non solo il primo dell'Aquila,
ma anche quello che ha colpito più pesantemente Marche e Umbria, e in uno straordinario laboratorio mondiale del restauro. Non c'è nessun posto al mondo in cui tecniche, materiali, competenze si applicheranno in un'area appunto in questa direzione. Io ricordo che soltanto sull'Aquila sono stati già investiti 2 miliardi di euro nel restauro di edifici storici. 2 miliardi sugli 11 finora impiegati, altri se ne impiegheranno. Analoga sarà l'andamento anche negli altri, nel resto del cratere. E questo chiama, come vedrete, chi ha un po' lo dirà Fabio, immagino, ma un po' chi avrà la voglia di sfogliare queste 100 storie, chiama non solo competenze, culture, ma chiama anche innovazione, ricerca, nuovi materiali, materiali compositi, nanotecnologie, il meglio del come nell'articolo 9 della Costituzione, un connubio fra la prima e la seconda parte, fra il meglio dell'innovazione, della ricerca scientifica, dell'università, del centro di ricerca, al servizio e insieme al meglio della difesa della nostra identità, della nostra forza come paese. Fra le storie troverete molti esempi di questi. Penso ad esempio a tante imprese italiane che lavorano nel mondo. Penso ai Mozzini, che lì qui in particolare nel rapporto è citata l'illuminazione della Cappella degli Scrovegni, che è al tempo stesso molto innovativa ed efficiente ed efficace e molto attenta al tema anche della sostenibilità, con un consumo energetico attraverso l'uso dei LED molto più basso. Ed è importante che sia l'italiano, fatto da GBC Italia, il primo protocollo al mondo per il restauro sostenibile dei beni culturali. Infine, questo lavoro ci presenta anche una maniera che l'Italia ha di fare politica estera. La dico in termini un po' più, lo dico anche al ministro Franceschini, che so che è sensibile anche diciamo a questo tema. Cioè, andando a vedere si scopre che queste nostre competenze, questi nostri saperi sono non solo una fonte di penetrazione anche economica, di tecnologie, di imprese che possono lavorare all'estero, ma anche una fonte di relazioni. L'Istituto Centrale per il Restauro e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo hanno avuto rapporti con molti paesi sulla formazione e sulla ricerca di modello italiano, penso alla Siria, all'Egitto, alla Bolivia. La stessa Asso Restauro ha avviato cantieri pilota con la Russia, la Turchia, la Cuba. Insomma, è una maniera dell'Italia di raccontarsi al mondo e di dialogare con il mondo. È una frontiera importante per l'economia italiana che, come dice il manifesto di Assisi, che tutti noi abbiamo sottoscritto, è tanto più forte se scommette su una prospettiva di un'economia più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. In questa chiave, il lavoro che presentiamo, oltre che presidiare la nostra identità, presidia il nostro futuro, è un'idea d'Italia e di Europa ambiziosa. Io darei la parola a Paolo Fassa per dire la sua. Paolo, devi aprire il microfono, premere. Adesso mi sentite? Ci siamo. Bene, allora ripeto ancora il mio caloroso saluto a tutti i partecipanti, in modo particolare al ministro Franceschini, che ci onoro con la sua presenza. E ringrazio, scusate se leggo, ma io non sono un buon oratore, e ringrazio Simbola per l'invito a questo importante appuntamento che mi vede coinvolto sia come imprenditore del mondo dell'edilizia e come sponsor di un'iniziativa editoriale di elevato livello culturale e strategico. Ho parlato di coinvolgimento come imprenditore perché la natura del tema che trattiamo è strettamente collegata alla cultura della conservazione del patrimonio storico italiano, che è immenso come nessun altro paese al mondo. Un argomento che mi tocca da vicino e che ha indirizzato molte delle scelte che la mia azienda ha preso in questi ultimi anni di grande evoluzione.
tutti sappiamo quanto il mondo dell'edilizia si sia orientato verso le nuove costruzioni fino all'inizio della crisi finanziaria 2007-2008, per poi subire quasi un arresto con la successiva crisi del settore. Crisi che ha portato la filiera delle costruzioni a mettere in primo piano le ristrutturazioni e con esse anche la conservazione del patrimonio edilizio storico e architettonico. Questa evoluzione ci invita a riflettere sul valore delle competenze degli attori impegnati in questo settore, ponendo una particolare attenzione allo sviluppo di materiali e tecnologie innovative per la messa in sicurezza dell'edilizia storica. Ambito questo di particolare rilievo, specialmente per un paese che a seguito di eventi calamitosi che tutti conosciamo, si è trovato coinvolto in processi di recupero straordinari, come quello che citava l'onorevole Ermete Realacci dell'Aquila, interventi di altissimo livello qualitativo, valorizzati anche con prestigiosi riconoscimenti europei. Io e i miei collaboratori ci sentiamo investiti di una grande responsabilità morale, unita a una passione verso la nostra terra e il suo patrimonio, per la cui tutela siamo consapevoli di avere un ruolo fondamentale nel processo di ricerca e sviluppo di materiali e soluzioni innovative. Siamo altresì consapevoli dell'importanza della diffusione di una cultura dell'edilizia a supporto degli operatori del settore, che ne aiuti ad affinare le tecniche applicative e ad elevare non solo le competenze del saper fare, ma anche la sensibilità storico-culturale nei confronti del patrimonio esistente. Un elemento imprescindibile per garantire un risultato di eccellenza attraverso un intervento consapevole ad ogni livello. E l'azienda che rappresento ha fatto della formazione agli operatori del settore uno dei pilastri della propria strategia di sviluppo, specialmente nell'ultimo decennio. Senza dimenticarci che un'iniziativa come questa, promossa da Simbola, va ben oltre il valore del prodotto editoriale e ambisce a diventare uno strumento di riflessione a conferma che le eccellenze del nostro paese, qualora messe nella posizione di poter lavorare nel migliore dei modi, avrebbero le energie e know-how per superare anche la più aspra della crisi. In questo contesto non dirò nulla di nuovo, sicuramente, vista anche la presenza del ministro Franceschini, persona di grande cultura e lungimiranza, vorrei sottolineare come non solo il nostro settore, ma tutta l'economia italiana in generale soffra a causa della morsa della burocrazia. Quindi snellire tutti i processi decisionali deve essere uno dei primi obiettivi da perseguire per chi ci governa. Noi tutti insieme dobbiamo tramandare alle nuove generazioni i significati di un patrimonio inestimabile che conferma le nostre radici culturali e le proietta in un futuro che, sempre insieme, dobbiamo scrivere ogni giorno con responsabilità. Questa pubblicazione sancisce quindi una responsabilità, quella di assumerci il carico, ma anche il privilegio, di occuparci di un settore strategico per la nostra economia, che per sua natura influenza anche molti altri settori, come la cultura, il turismo e lo sviluppo socio-economico locale. Concludo con un ringraziamento a tutte le persone che interverranno dopo di me e porteranno quindi il loro importante contributo al dibattito. E in particolare desidero ringraziare l'amico Ermete, che per l'impegno e la passione che esprime su temi come questo di elevata importanza culturale ed economica, temi che ci riguardano tutti da vicino. Grazie. Non si capisce. Ermete, devi... Non si sente, Ermete. Non mi ero accorto che ero stato silenziato. Sì. No, volevo dire che
conoscendo Paolo e conoscendo l'impronta che lui ha dato alla sua azienda, evocare il tema della responsabilità morale non è affatto improprio, perché c'è una spinta che diviene poi anche capacità di fare impresa, che lui imprime, diciamo, all'attività rispetto al futuro. Poi, lo sa, noi condividiamo l'idea che, come dice sempre il manifesto di Assisi, non c'è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto sia in Italia. Il problema è prendere i fili positivi per sfidare il futuro, ma di questo credo ci parlerà anche il segretario generale Fabio Renzi. Fabio? Grazie, buongiorno. Se possiamo mandare le slide, per favore, della presentazione della ricerca, così ci aiutiamo e facciamo più velocemente. Questa è questa ricerca che Simbola e Passaportolo hanno realizzato, grazie naturalmente al sostegno e alla collaborazione di Passaportolo con partner tecnico Asso Restauro. È un lavoro che questa ricerca sull'innovazione nelle filiere del restauro italiano è un lavoro che va ad arricchire le attività di Simbola, di indagine, studio e rappresentazione delle qualità italiane, dei vari aspetti di un saper fare diffuso nel paese, dei caratteri di un Made in Italy capace di rinnovarsi nel segno dell'innovazione, della sostenibilità, della coesione e della bellezza. Passiamo avanti. Ecco, sono questa ricerca, quindi è l'ultima tessera di un mosaico, quella della Banca delle Qualità Italiane, che è naturalmente una banca conoscitiva che accumula conoscenze, informazioni sulle migliori esperienze, dall'energia alla mobilità elettrica, all'economia circolare, alla robotica, allo sport e come vedete anche con delle approfondimenti territoriali, in questo caso quello abruzzese. Andiamo avanti. E questa ricerca che presentiamo oggi in collaborazione con Passaportolo ha un precedente, abbiamo già fatto con Passaportolo questo lavoro sulle 100 esperienze che rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo delle costruzioni, quindi il rapporto che oggi presentiamo ne è nei fatti la continuazione. Andiamo avanti. La struttura del lavoro della ricerca che tra poco potrete scaricare e quindi vedere direttamente è organizzata per imprese, pubblica amministrazione e terzo settore e per 6 categorie che vanno dalle certificazioni, la diagnostica, gli interventi di restauro, materiali, tecnologie, progettazione e ricerca. Andiamo avanti. La diffusione, come vedete, di queste 100 storie è una diffusione che naturalmente si concentra di più in alcune aree, ma si può dire che abbastanza, diciamo, anche diffusa sul territorio nazionale. 100 storie che vedono il Lazio in prima fila con 15 esperienze censite, seguito dalla Lombardia con 14, l'Emilia Romagna 13, la Toscana, il Veneto e via di seguito. Andiamo avanti. Avanti. 23 storie sono storie di ricerca e quindi qui abbiamo soprattutto una presenza dei centri di ricerca, appunto delle università, dei politecnici, dei parchi, degli istituti come l'Istituto per i Beni Artistici e Culturali dell'Emilia Romagna, l'Opificio delle Pietre Dure, la Fondazione Bruno Kessler, l'ENEA, il CNR e altri, l'Istituto Centrale del Restauro. Andiamo avanti. 25 sono storie di materiali e tecnologie e questo è un settore molto appassionante della ricerca che abbiamo fatto, dalla chimica dei materiali alle strumentazioni, alle fibre in acciaio, vetro e carbonio per rinforzare gli edifici, alle malte cementizie eleganti più sostenibili che riducono il loro impatto ambientale, ai materiali multifunzione capaci di assolvere a più scopi, isolanti, decorativi, con particolari proprietà meccaniche, sperimentazioni di bio e nanotecnologie, sistemi elettrofisici ed elettrocinetici per risolvere i problemi di umidità di risalita così importanti negli edifici storici e non solo, termointonici per la limitazione del calore, la sensoristica nuova generazione per il monitoraggio, insomma veramente tante realtà che adesso
sarebbe qui difficile richiamare tutte, già Ermete ne ha richiamate alcune, come quello dei Guzzini, oppure andiamo avanti, come quella delle certificazioni, parlando dell'esperienza del Grand Building Council Italia. E io ne voglio richiamare solo una, quella di WeHack Civita, che grazie al laser 3D a colori ha sviluppato l'Enea, ha scannerizzato la volta di Pietro da Cortona a Palazzo Barberini, la seconda volta più grande a Roma dopo la Cappella Sistina, a 18 metri di altezza, restituendo un modello 3D ad altissima risoluzione e nel rispetto dei colori originali, per verificare i precedenti interventi di restauro, l'eventuale presenza di infiltrazioni, microfissure e pianificare i lavori di restauro successivi. Sono alcune perle che vi stiamo raccontando di alcune teste di un mosaico che, come vi dicevo, è molto molto ricco. Andiamo avanti. La diagnostica, adesso come stavamo raccontando, andiamo avanti. Interventi di restauro, anche qui 27 interventi di restauro, 27 esperienze eccellenze di interventi di restauro troverete nella ricerca, andiamo avanti. 17, diciamo, le esperienze più significative che abbiamo censito per quanto riguarda la progettazione così importante, la cultura della progettazione che l'Italia sa esprimere, andiamo avanti. E infine non potevamo non mettere come slide finale la foto della Basilica di Colle Maggio, che è stata, che come ha detto Ermete, è veramente una grande, grande esperienza positiva, un'eccellenza italiana che ci fa ben sperare per le sfide che abbiamo da affrontare. Grazie. Grazie, grazie a te Fabio, anche perché non era niente semplice far capire, almeno a grandi linee, la ricchezza, diciamo, di questo rapporto. Complimenti, poi hai anche finito con l'assist per Alessandra Vittorini. Peraltro credo forse, ma ce lo dirai tu, anche perché di questo in genere l'informazione italiana parla poco, no? Poi alla fine c'è stata anche praticamente una ulteriore selezione che ha presentato effettivamente questo straordinario restauro, anche non solo per le tecniche innovative, ma anche per la velocità, l'unione di vari soggetti e il rapporto mantenuto con la città, come la migliore esperienza europea in materia. Io suppongo che se fosse stato un restauro francese o tedesco, qualche giornale ne avrebbe parlato, diciamo, in quei paesi. Non mi risulta che in Italia questo finora sia accaduto. Alessandra, a te. Devi anche tu aprire il microfono. Perché... Eccomi. Sì. Eccomi, grazie, saluto tutti, saluto il ministro, ringrazio il presidente Realacci, è molto più che un assist, sono quasi imbarazzata, grazie mille, è una bellissima opportunità condividere questa riflessione. E sì, io da poco più di 2 mesi dirigo questa fondazione del Ministero, la Scuola dei Beni e Attività Culturali, ma 8 anni li ho spesi alla guida della soprintendenza dell'Aquila, ho avuto l'opportunità di assistere all'uscita dall'emergenza, alla messa a regime della governance, all'avvio della ricostruzione, ahimè le nuove scosse del 2016, la nuova emergenza, ma anche questo percorso appassionante di recupero del patrimonio. Ecco, richiamando il premio, ci tengo a dire che io, come dire, ne parlo, ma veramente sono testimone, ma soprattutto portavoce di un lavoro di tanti. Il premio è al restauro, non è alla persona e non è alla struttura. Chi ha lavorato a quel percorso è una squadra di tante persone, e in primis la soprintendenza, ma come appunto le motivazioni del premio chiariscono bene, è un premio al restauro, è un premio alla squadra, è un premio ai tanti attori. Ecco, l'articolo 9 della Costituzione a volte trova concreta attuazione in soggetti pubblici, privati, diverse amministrazioni, esperti, il mondo dell'università, è stato veramente un lavoro di squadra collettivo. A tutti loro va questo premio. Sì, la risonanza, diciamo, ha pagato il prezzo anche all'emergenza Covid. È stata questa selezione proclamata martedì scorso una sorpresa per tutti noi, ma porta questo restauro, e voglio dire la competenza che dietro questo restauro c'è, che è di tanti, a un livello di attenzione europea che veramente ci onora e ci impegna.
Ecco, questo rapporto ci chiama una riflessione che noi stiamo facendo da tempo e la filiera, i mondi, il mondo dei soggetti, il mondo degli operatori, ma anche mi ha fatto molto piacere leggerlo nel testo di introduzione, proprio i principi metodologici, quelli che fanno del restauro un'eccellenza italiana. Il restauro italiano non è la stessa cosa del restauro degli altri paesi e questo laboratorio continuo e complesso delle ricostruzioni post-sisma chiama l'Italia ad applicarla questa eccellenza. Ecco, mi chiedevo che lettura si può dare di tutto questo guardandolo dal particolare osservatorio della ricostruzione post-sisma all'Aquila in Abruzzo e quale contributo, me lo chiedo, me lo chiedevo, ma me lo devo chiedere ancora di più oggi, quale contributo si può raccogliere da quell'esperienza, dalle competenze messe in gioco per arricchire e implementare i processi formativi e di condivisione delle conoscenze sul patrimonio culturale che ci vedono oggi impegnati con la scuola. Non è facile, però il contesto che è stato già illustrato ci dice molte cose. C'è una notevole consistenza e qualità del patrimonio culturale dell'area del sisma. Sono stimabili almeno 2.000 beni immobili in tutto quel territorio di interesse culturale. Un territorio pari a un quarto della regione. C'è una rilevanza storica e artistica della città epicentro della scossa. È una città d'arte importante ed è anche un capoluogo di regione. C'è una dimensione della catastrofe e delle comunità colpite. Abbiamo avuto nell'immediato circa 140.000 sfollati. C'è un contesto naturale e ambientale di tutto rispetto con parco nazionale, parco regionale, aree ambientali di pregio. E tutto questo ha chiamato all'esercizio della tutela e alla pratica del restauro su un patrimonio esteso e a tratti sconosciuto, devo dire, sconosciuto ai più, ma straordinario. E su questo hanno lavorato gli uffici del Ministero della Tutela, in particolare la sovrintendenza. Quella dell'Aquila è stata la prima sovrintendenza in Italia a doversi misurare dal 2015 con questo nuovo modello, con la sfida della tutela integrata in ambito archeologico, monumentale, storico-artistico e paesaggistico, in un modello che un anno dopo sarebbe stato esteso a tutte le altre sovrintendenze. Lo ha fatto in uno scenario di grande criticità, dovendo sperimentare meccanismi normativi, operativi inediti, in quello che poi sarebbe stato definito il più grande cantiere di restauro d'Europa, interamente sostenuto da fondi pubblici, che non è un dettaglio da poco. E lì la parola chiave è da sempre la complessità dei temi, dei problemi, delle dinamiche e degli attori in gioco. La Repubblica, citata nell'articolo 9 della Costituzione, è composta da tanti soggetti. Ecco, lì hanno operato e operano decine di soggetti pubblici e privati, anche in forma verticale, cioè partiamo dai vertici dell'amministrazione, dalla struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, il CIPE, e via via attraverso gli uffici speciali, gli enti territoriali, i tecnici, le diocesi, le università, le comunità, i professionisti, le associazioni. Questo imponeva a un dialogo, a un confronto, alla costruzione di reti, la collaborazione istituzionale, il confronto, l'interdisciplinarità ci hanno chiamato quotidianamente a un lavoro di confronto e scambio, anche con i governi stranieri, che in alcuni casi non si sono limitati a erogare fondi per la ricostruzione, ma hanno messo in campo le proprie competenze, le proprie esperienze gestionali e tecniche. È stata complessità quella dei tempi, quella delle pressioni e delle urgenze, la coesistenza e la contemporaneità dei tanti interventi tra i cantieri avviati e i difficili rientri in una città che ancora oggi si mostra, per chi arriva dall'autostrada, nel suo skyline disegnato dalle tante gru. Per anni l'hanno definita una città cantiere, ma da qualche tempo è il contrario, è un enorme cantiere nel quale piano piano sta cercando di rientrare la città con le sue funzioni, con le sue persone. Non è facile. Il flusso finanziario, l'ha richiamato prima Ermete, ha raggiunto oltre 11 miliardi di euro per tutta la ricostruzione. Abbiamo stimato in circa 2 miliardi la quota parte per il patrimonio culturale, tra pubblico e privato. Sulla parte privata, che significa tutti i contesti del centro storico e, mentre la parte pubblica ha i monumenti principali, decine, la sovrintendenza ha lavorato anche nella validazione dei contributi e nell'attuazione dei progetti. Lì siamo al 90%. Cosa ha prodotto tutto questo? Leggendo il rapporto, è esattamente quello che il rapporto cerca di raccontare.
innanzitutto una capacità di spesa di questi fondi pubblici, il famoso effetto tiraggio che si usa nelle stanze della programmazione, quello che alimenta il rifinanziamento. Poi il recupero di quei beni che hanno consentito il rientro delle funzioni, il rientro delle persone, il rientro anche di destinazioni che prima non c'erano o di eventi che prima non c'erano. E poi l'alimentazione di questa filiera di eccellenza e di mercato che il rapporto illustra così bene, i tecnici, i professionisti di settore, le imprese, i fornitori, i produttori, la ricerca, le maestranze, i centri di sperimentazione. E tutti questi restauri hanno composto, con la presenza attenta e costante e faticosa della sovrintendenza e del segretariato regionale, che è la stazione appaltante di gran parte degli restauri pubblici, hanno formato un enorme laboratorio a cielo aperto di studio e di conoscenza. Hanno offerto nuove letture del contesto, delle stratificazioni, della qualità storico-artistica. E ricordiamoci che L'Aquila è una città che da 7 secoli, praticamente dalla fondazione si misura con i terremoti, da 7 secoli crolla e rinasce su se stessa. E anche questo esce fuori in questo laboratorio. La Basilica di Collemaggio ha proposto nella sua candidatura il restauro, il rigore metodologico, ma non solo, il valore della cooperazione istituzionale, l'interdisciplinarità. Si è lavorato con 3 Atenei, è stata una fortuna, credo, unica nel panorama. La collaborazione pubblico-privato, quella sostenuta da ENI, è stato l'importo più rilevante nella ricostruzione post-sisma in Abruzzo. La complessità dello scenario, il fatto che questo restauro avveniva mentre tutti gli attori in gioco erano impegnati anche nel recupero dell'intera città e del territorio. Ecco, la giuria del Premio Europeo ha colto appieno questa valenza, riconoscendo questo lavoro come una testimonianza dell'importanza del recupero per le comunità, non solo il valore scientifico. E cosa ci insegna tutto questo? Che siamo tutti parte di un processo che è anch'esso complesso e che quindi diventa determinante la questione della qualità di questo processo. Non basta la qualità del progetto, non basta la qualità del prodotto, non basta la qualità delle politiche, ma se non c'è una qualità complessiva. Questo lo richiamava in apertura il presidente Realacci, è un fattore che ci accomuna e che ci richiama tutti quanti al valore dell'esperienza e della pratica, delle competenze. Tutto quello che abbiamo raccontato, consentitemi di dire che non sarebbe stato possibile senza la pluridecennale esperienza maturata sul campo dalla sovrintendenza, insieme agli altri uffici del Ministero, nella tutela e nel lavoro quotidiano sul patrimonio culturale, e senza il valore aggiunto della passione personale di ogni singolo componente di quella squadra. E sono valori che oggi ci chiamano a uno specifico impegno nella trasmissione dei saperi. Sono tutte persone che stanno uscendo dal nostro Ministero e dall'attività, alle nuove generazioni di tecnici che rinforzeranno il Ministero a breve e che prenderanno in carico quel patrimonio e quell'eredità. Oggi, per la risposta all'emergenza pandemica, il piano Next Generation mette ai primi posti dell'agenda il tema Education e Skills, le competenze. E anche la presidente von der Leyen ha richiamato il Green Deal come un nuovo progetto culturale per l'Europa, culturale per l'appunto. E anche il G20 a guida italiana metterà al centro dell'attenzione per il patrimonio, la prevenzione, la sicurezza, il cambio climatico e la formazione. Le competenze devono essere trasversali, questo lo sappiamo, ma queste esperienze ce lo ricordano. È la necessità di quelle competenze che incrociano il sapere con il saper fare. Una recente ricerca, e vado a chiudere, della nostra scuola sui fabbisogni formativi ha evidenziato la necessità di curare in modo particolare quelle che vengono chiamate le soft skill, le competenze relazionali e quelle di gestione delle complessità. Sono quelle competenze che difficilmente si apprendono a scuola, nei percorsi disciplinari anche accademici, ma sono sempre più necessarie. La scuola in questo campo sta lavorando per prepararsi alla formazione dei futuri dirigenti tecnici del Ministero, sovrintendenti, direttori di reti museali regionali. Nella formazione trasversale sul tema dei beni culturali, con esperienze tematiche o locali, con le regioni, con attori importanti pubblici e privati, con le direzioni generali tematiche e di settore del Ministero, con il Consiglio Nazionale degli Architetti.
nella ricerca con il progetto europeo Charter che si occupa di professioni culturali e nel contributo che potremmo dare alle riflessioni del Ministero sulla formazione per il tavolo del G20. È una sfida importante che vuole investire anche sulla creazione e il consolidamento di un linguaggio comune, che è l'unica chiave per gestire al meglio questo patrimonio che inevitabilmente è di tanti, deve parlare ai tanti attori che lo gestiscono, che di esso vivono e che con esso devono fare i conti nell'attività quotidiana. Non bastano pochi o tanti qualificati specialisti, serve una convergenza globale, un aggiornamento, un upgrading delle competenze, dei linguaggi, degli obiettivi che coinvolga sia il pubblico che il privato, le amministrazioni e gli operatori, la tutela, l'innovazione, la conservazione e lo sviluppo. Io credo che sia questa, non può che essere questa la lezione che questo grande cantiere di restauro dell'Abruzzo e del Centro Italia devono chiamarci ad applicare. Una lezione che sappia mettere insieme le qualità e le competenze, le sfide e le risposte, per innescare dal recupero delle testimonianze del passato una costruzione collettiva e condivisa di una visione di futuro, che sappia cogliere tutte le potenzialità di questo patrimonio. Questo rapporto ne illustra chiaramente i confini, le potenzialità, gli orizzonti e ci chiama a lavorarci tutti insieme. Io desidero ringraziare davvero di questa bella opportunità e di questa occasione di incontro. Credo che l'esperienza della ricostruzione post-sisma possa dare forma e sostanza a quella metafora poetica e suggestiva di Leonard Cohen che ha detto: c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce, che è in fondo un modo più bello per definire quella che oggi si chiama resilienza. E ci lavoriamo tutti, ci lavoriamo insieme. Grazie, grazie davvero. Grazie a te Sandra, e penso che, come hai detto tu, l'esperienza di chi è stata realizzata sia la base per tanti sviluppi, a cominciare dalla ripartenza su anche una velocità un po' maggiore del grande cantiere che si collega al cantiere del terremoto dell'Aquila, che è quello del terremoto che ha colpito soprattutto Marche e Abruzzo, ma anche, come dicevamo prima anche di iniziare, anche Marche e Umbria, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, eccetera. E da questo punto di vista voglio fare anche gli auguri al nuovo commissario, perché lì c'è un ritardo fortissimo, che è Giovanni Legnini, che sta lavorando molto bene, che credo abbia ben chiaro le caratteristiche anche su questo fronte della sfida che lui ha davanti, che è anche una grande occasione per pensare a una nuova economia e per fare dell'Italia un hub mondiale delle cose migliori che possiamo mettere in campo in questo settore. Il ministro Franceschini immagino non abbia bisogno di stimoli, perché anche il richiamo che faceva Sandra da ultimo a un buon utilizzo dei fondi della Next Generation EU, anche in questo senso è un richiamo importante. E poi, insomma, come Ministero Economico, come dici tu, di grande importanza, tutte queste storie ci parlano di identità, di bellezza, di cultura, di radici, ma ci parlano di economia e di futuro, come ricordava anche Paolo Fassa, di innovazione e di sostenibilità. Dario, no, ministro Franceschini, a lei. Grazie Presidente Realacci, no, grazie Ermete, davvero è una cosa molto interessante, come sempre le iniziative di Simbolo, in questo caso con Passabortolo, ma sono sempre iniziative che vedono un po' più avanti. Noi siamo molto abituati a stare sul quotidiano, sull'emergenza, sul presente, si è molto smarrita la capacità di visione o di individuazione di filoni nuovi, e Simbolo ha sempre avuto questa capacità di anticipare molti dei temi che poi sono diventati centrali negli anni, anche nella mia azione di governo come Ministro della Cultura e del Turismo. Anche questa volta si indica una strada che in Italia è già molto robusta, molto forte, ma che non è capita fino in fondo. Noi abbiamo un ruolo assoluto di leadership in materia di tutela del patrimonio culturale, che ha le radici molto profonde e antiche nella nostra legislazione di tutela dei beni culturali. Si ricordava prima Raffaello, ma poi nelle
nella legislazione degli stati preunitari, poi nella legislazione del 39, poi nell'articolo 9 della Costituzione, nel patrimonio enorme di cui dovrebbe essere molto orgogliosi, di lavoro di tutela del patrimonio delle nostre soprintendenze, delle quali si parla quando c'è qualcosa che non funziona o qualcuno che non fa bene il proprio lavoro, ma questo capita anche tra i medici, gli avvocati, i giornalisti, in tutte le categorie. Ma invece noi dovremmo essere molto orgogliosi di avere costruito non soltanto una legislazione di tutela di avanguardia, ma anche di avere delle strutture capillari che hanno tutelato il nostro patrimonio. E se gran parte dell'Italia in gran parte dell'Italia si può dire che i principi di tutela scolpiti nell'articolo 9 della Costituzione sono stati rispettati, naturalmente con ferite, con errori, ma noi possiamo dire di aver vinto la battaglia della tutela dei centri storici, che non stava scritto da nessuna parte, si sarebbe vinta in anni in cui i criteri in tutto il mondo di crescita economica portavano ad altre scelte. La tutela del paesaggio, che sta anche quella scolpita nell'articolo 9, la tutela delle coste. Pensiamo ad altri paesi europei, come hanno devastato le loro coste in nome di una crescita economica disordinata. Quindi poi abbiamo fatto errori, abbiamo fatto sbagli, ma mentre si faceva questa cosa, si sono maturate delle competenze straordinarie in materia di restauro, che sono anche in questo caso rappresentate molto bene dalle eccellenze, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Istituto Centrale del Restauro, le aziende che lavorano con livelli di eccellenza assoluti in materia di restauro. Eccellenze che ci sono riconosciute a livello internazionale ed è una leadership che noi dobbiamo rafforzare e tutelare, perché molti altri paesi sono arrivati dopo o alcuni stanno arrivando ora a principi di tutela del patrimonio culturale che noi consideriamo acquisiti e che sono acquisiti nel nostro ordinamento, nel nostro comune sentire da decenni. E stanno arrivando ora e quindi guardano l'esperienza italiana. Anche per questo all'interno della scuola del patrimonio, che oggi dirige la dottoressa Vittorini, noi abbiamo una sezione che si occupa di formazione internazionale. Abbiamo già ospitato e continueremo a ospitare ragazzi, studenti, personalità di altri paesi che vengono in Italia per specializzarsi in alcuni settori in cui noi possiamo offrire una formazione di eccellenza. E anche dal punto di vista della diplomazia culturale, su questo abbiamo fatto molti passi avanti, portando l'UNESCO, portando le Nazioni Unite a riconoscere il principio in documenti e in qualche caso anche nella creazione di alcune iniziative come Unite for Heritage, quella che poi abbiamo chiamato i caschi blu della cultura su proposta italiana, cioè il principio che se, come dice l'UNESCO, il patrimonio culturale è dell'umanità, World Heritage, se è dell'umanità, bisogna che sia la comunità internazionale ad occuparsi di tutelarlo quando è colpito da una calamità naturale, quando è colpito da attacchi terroristici. Se è di tutti, tutti devono occuparsi di tutelarlo al di là dei confini moderni entro i quali quei monumenti si trovano e quindi al di là degli stati di cui è la proprietà giuridica del bene, solo dell'umanità. E da questo punto di vista sono stati fatti molti passi avanti. Questo tema noi l'abbiamo portato anche al centro del G7, quando abbiamo presieduto il G7, prima volta che è stato fatto un G7 della cultura, e lo porteremo nel 21 al centro delle iniziative del G20, con un G20 specifico dedicato alla cultura e alla tutela del patrimonio culturale. Qui abbiamo da mettere in campo moltissime eccellenze. Sono stati ricordati dei restauri simbolo, come Colle Maggio, ma sono migliaia gli interventi di restauro di grande qualità e di grande eccellenza, che ci sfidano adesso a fare una cosa, ed è uno dei filoni che io sto proponendo per utilizzo delle risorse del Recovery Fund, fare un'azione vera di prevenzione nel settore dei beni culturali. Noi ormai l'abbiamo visto che il terremoto colpisce qualsiasi parte d'Italia colpisce, l'abbiamo visto sull'Aquila, l'abbiamo visto sull'Italia centrale, sull'Emilia Romagna, dovunque colpisce, inevitabilmente colpisce e travolge una gran parte del patrimonio culturale. Quindi noi abbiamo bisogno, dopo aver creato un sistema che funziona di protezione civile prevalentemente per le persone, stiamo lavorando, c'è una direzione nuova che si occupa di sicurezza del patrimonio all'interno del Ministero, stiamo lavorando a vari livelli, perché abbiamo bisogno di una struttura che intervenga sia quando arriva la calamità naturale. Pensiamo al ricovero, soltanto al tema del ricovero delle opere d'arte che restano sotto le macerie, ma anche che previene. Quindi, per esempio, come abbiamo visto,
E lo dico perché una delle cose che io sto chiedendo nel Recovery Fund, la sicurezza antisismica del patrimonio culturale, abbiamo visto quando arriva un terremoto, per esempio le chiese, per come sono fatte, sono le prime colpite e in modo spesso devastante. Quindi un'azione compatibile con le esigenze di tutela, ma di prevenzione antisismica, di messa a norma antisismica, con tecnologie nuove che ci sono, di tutto il patrimonio artistico, e penso in particolare alle chiese perché sono quelle strutturalmente più come dire, fragili, è una grande sfida sulla quale un'altra volta noi siamo all'avanguardia, e questa quindi servono risorse, serve formazione di persone, perché bisogna appunto tramandare i saperi prima che una persona se ne vada in pensione, deve trasmettere il suo know-how a uno che è appena arrivato, e questo è un grande problema in generale della pubblica amministrazione, ma in particolare in quei campi in cui servono, come dire, una formazione così specifica sul campo. E quindi insomma è una grande sfida di cui noi dobbiamo, la vostra mappa dimostra quante eccellenze ci sono nel pubblico e nel privato in questo settore, ed è un settore che noi dobbiamo coltivare, anche perché non solo perché il nostro patrimonio culturale è talmente infinito che le risorse umane e economiche non basteranno mai, perché è una manutenzione programmata continua. Non è che finisci un certo giorno, quando hai finito devi ricominciare, perché il tempo che è passato ti spinge a reintervenire di nuovo. Quindi è un lavoro infinito che costruisce anche economia, costruisce posti di lavoro, costruisce economia specializzata, costruisce economia sostenibile, ma anche perché ce lo chiederanno in giro per il mondo. E quindi più noi ci specializziamo, più facciamo crescere le nostre imprese, più avremo gli strumenti per tutelare il nostro patrimonio culturale, per crescere anche trasmettendo conoscenza e costruendo anche, che non fa male, profitto per le imprese in giro per il mondo. Grazie. Non ti si sente? Aspetta, adesso forse sì, siamo noi. Quando dico noi non è un problema che sta, sicuramente a nome anche di Paolo Fassa, diciamo, ringraziamo il ministro, siamo d'accordo, c'è molto da fare, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ci sono molte cose in Italia che possono andare nella giusta direzione verso il futuro, e rinnovo anche il ringraziamento al ministro Franceschini, come ho detto all'inizio, anche per le posizioni che lui sta tenendo in questa premessa indispensabile del futuro, che è combattere il Covid. Bisogna il senso di responsabilità anche morale, come diceva Paolo Fassa, in questa fase credo ci debba guidare. E non mi pare che guidi tutti, perché il Covid trova alleati nell'irresponsabilità in molti campi e non possiamo permettercelo. Comunque questo per noi è solo un inizio di lavoro, continueremo e troveremo sicuramente la maniera per dare forza a questa Italia. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.